Chi è più vecchio di me, all'inizio degli anni 80, ha mai giocato in sala giochi a Galaxian? Forse non molti di voi, perché quel gioco non ebbe purtroppo il successo sperato, per svariati motivi. C'era Space Invaders, c'era Asteroids, che era molto più semplicistico e forse abbastanza divertente. Noi vedremo il seguito ufficiale di Galaxian, che sarebbe Galaga. Questo gioco, quando venne rilasciato nel 1981, ebbe un discreto successo. Partiamo per prima cosa dalla storia. Storia non ne parliamo, è uno shoot 'em up. E come di consueto, in quell'epoca non veniva quasi mai messa una storia che potesse giustificare l'azione di gioco. Invece escludiamo questo aspetto e diamo un po' un'occhiata da vicino al gioco in sé. Vediamo per prima la grafica. Graficamente com'è? Se il primo Galaxian era molto bello, qua Galaga è ancora più bello. L'ambientazione è soprattutto spaziale ed è carina così, discretamente realizzata. Ma il vero pezzo forte sono i personaggi e i nostri avversari. Sono tutti insetti, ben realizzati, molto carismatici e anche discretamente animati. Per l'epoca era un vero passo avanti. E anche la nostra navetta. Accidenti, anche se assomiglia forse un po' troppo a quella presente in Darius, che uscirà un po' di anni dopo, non è realizzata male, anzi è carina, molto simpatica e può sicuramente piacervi. Graficamente, per essere un gioco portato su arcade, non è brutto, anzi, è bello fluido. Invece, sul sonoro, che dobbiamo dire? Abbiamo quasi tutti gli stessi effetti sonori che abbiamo già sentito in Galaxian e sono molto orecchiabili per questo videogame arcade. E anche le musiche di sottofondo sono poche, certo, ma sono molto orecchiabili e ben adatte a questa atmosfera da shoot 'em up con a tratti umoristica. Invece, se parliamo della giocabilità, se avete già giocato al primo Galaxian, questo Galaga gli assomiglia tanto. Ma allora che cos'ha di diverso rispetto al predecessore? Beh, ad esempio, usiamo sempre la solita navetta, dobbiamo semplicemente muoverci a destra e a sinistra e dobbiamo distruggere gli insetti che ci troviamo davanti. E se nel primo capitolo sparava molto lentamente, qua invece si può sparare molto velocemente, si può fare un singolo colpo per volta, o se teniamo continuamente premuto il pulsante vengono tre colpi in rapida successione. E questa volta gli alieni non compaiono in formazione, ma compaiono al lato dello schermo a gruppi di 5 o addirittura 8 unità, quindi c'è un pochino di imprevisto rispetto al primo gioco. Poi abbiamo dei boss che sono insetti verdi, che hanno bisogno di due colpi almeno per essere distrutti. E ogni volta che distruggeremo i boss, dobbiamo stare però anche molto attenti al loro raggio traente che imprigiona la nostra navetta, si dispone in coda e il nostro avversario può distruggerla in un attimo, quindi state molto attenti, perché è anche una difficoltà, diciamo, abbastanza elevata, Galaga. Non lo finirete in un attimo. È anche considerato il primo gioco ad avere il bonus stage, una schermata in cui il proprio compito è quello di essere molto abile e aumentare il proprio punteggio. E possiamo guadagnare anche addirittura 10.000 punti in una volta. Il punteggio che viene dato a seconda di quando uccidiamo gli avversari è vario. I nemici blu danno 50 punti, se sono in formazione 100 se attaccano. Quelli rossi, 80 punti se sono semplicemente in formazione, 160 se attaccano. I boss, 150 punti. E il nostro compito è cercare di fare più punti possibile. Possiamo avere vite bonus se raggiungiamo prima 20.000 punti, poi 70.000 e se abbiamo ancora altri 70.000 punti, possiamo farcela ad avere un'altra vita. Quindi che dire?
Ve lo straconsiglio questo gioco, è bellissimo e non annoierà mai. È stato rilasciato per moltissime console, dal 1981 ad ora, per Atari 7800, per Game Boy Color, per NES, per i sistemi MSX, per telefono cellulare anche addirittura, per iPhone anche, e anche per il BBC Micro, che è una console super sconosciuta. E quindi che dire, provatelo in tutte le sue salse. Con questo è tutto, vi aspetto alla prossima recensione, gente! Ciao! Oh,